Alberto, Venezia, Londra, come si può conciliare una cucina in due città così diverse? Una cucina non si riesce perché cambia la mentalità della clientela. Ho impostato due cucine, due stili differenti tra Venezia e Londra, puntando molto più su una tipicità di cucina italiana, alleggerita, sgrassata e leggermente con una verve più moderna, anti-aging a Londra, mentre qui a Venezia abbiamo puntato molto su quello che è il mare, avendo un angolo, un corner nella carta dove inseriamo anche la tipicità veneziana. Con l'aiuto di Daniele Zennaro stiamo portando avanti questo progetto di alleggerimento e modernità tra virgolette della proposta culinaria, mettendo anche un qualche piatto di terra e vegetariano nella carta. Dei piatti che abbiamo degustato stasera, quale potrebbe essere veneziano? Ma stasera il tagliolino col gambero rosso e il carciofo di Sant'Erasmo può essere un piatto veneziano, e la tagliata di tonno è una rivisitazione un po' classica del vitello tonnato, quindi una tagliata di tonno con una salsa di cavolo e vitello col pepe di Sichuan potrebbe essere anche una valida alternativa. Quindi una cucina contemporanea che si rifà a radici antiche. Sì, che si rifà alla tradizione, ai gusti tipici italiani. Ecco, e per la clientela in un hotel come questo, 5 stelle, quindi con la clientela internazionale per lo più russa, inglese, americana, araba, come riuscite a conciliare il menù? Siamo molto innanzitutto aperti mentalmente, accogliendo le richieste e le esigenze di qualsiasi clientela, un po' per tra virgolette i vizi che ha e un po' anche per quello che sono intolleranze, allergie, celiachia e queste cose, e comunque abbiamo cercato di strutturare un menù che possa abbracciare un po' tutti i gusti della gente, quindi spaziamo da una pennetta di Benedetto Cavalieri al pomodoro classica al piatto un po' più ricercato e sofisticato come il tagliolino al tè verde in movimento con scampi e scagli di tonno affumicato. Gli italiani come apprezzano? Gli italiani al momento stanno dando buoni risultati. L'italiano di per sé è curioso, quindi prova le cose nuove e lascia perdere i gusti che già conosce. Quindi un hotel riesce ad avere una ricettività anche per il suo ristorante a Venezia? È quello che stiamo cercando di fare, vogliamo attirare proprio la curiosità della gente della città, oltre che naturalmente a soddisfare le esigenze del clientele che abbiamo in casa.